eventi importanti a Gioiosa Marea si susseguono, ce ne sono stati dall'inizio dell'anno ad oggi diversi, forse questo è il più ambito, se vogliamo, perché questa sera c'è una manifestazione che ha a che vedere con il calcio, con l'Inter. Io sono con Francesco Marino, che è un tifoso accanito dell'Inter, ed è stato lui, ovviamente assieme ad altri, però lui è stato il fautore di questa giornata. Allora Francesco, noi ti chiediamo di dare spiegazioni e soprattutto parlare di quest'ospite importante che Gioiosa Marea in questo momento ospita. Beh, inutile stare a sottolineare il palmarès di Mariolino Corso, perché mi sembra che lo conoscono tutti. Certo. Niente, c'è stata l'occasione di poterlo portare qui grazie al coordinatore regionale Francesco Scuderi e il coordinatore nazionale Spairani. È nato questo progetto, loro mi hanno detto: presento un progetto, una cosa carina, e così ho coinvolto tutti gli altri club della zona. E ne è nata, diciamo, una 4 giorni che inizia proprio stasera con il convegno sui valori dello sport, perché comunque fare calcio non è solo andare a tirare 4 pedate da un pallone, però io ho giocato tanti anni e impari anche a vivere facendo sport. Quindi oggi con l'esempio di grandi campioni che oggi verranno, perché c'è anche Annarita Sidoti, Gianmarco Pozzecco e Enzo Sindoni come sindaco e presidente dell'Orlandina Basket, Luca Valdesi che è una miniera d'oro nel karate, sì. E faremo questo, daranno il loro contributo su quello che vuol dire fare sport anche ad alti livelli. Poi ci sarà la visita al club e domani visiterà anche il club di Barcellona e di Milazzo, parteciperà come allenatore a una partita di beneficenza tra Inter Club e Juve Club a Sant'Angelo di Brolo, organizzato anche dall'Avis, quindi lo scopo sociale anche qui è rimarcato. E poi domenica ci sarà la giornata nerazzurra, che è praticamente un raduno di tutti gli interclub della Sicilia. Infatti abbiamo anche riempito 2 B&B perché verranno da Agrigento, da Catania, da Aci Castello, Belpasso, Partinico, mi ha chiamato Leonforte, quindi ci sarà un po' di movimento anche nel paese, quindi tutto vantaggio delle attività. Non solo, Francesco, questa sicuramente è una nota d'orgoglio per noi gioiosani, che avere appunto un ospite illustre come Mario Corso, ma avere anche comunque quegli ospiti di cui hai detto, adesso anche Luca che è qui in sala al Cineteatro, che comunque rappresenta per noi un grosso motivo d'orgoglio, ma anche voi che avete organizzato questa bellissima manifestazione che, come hai appena detto, si concluderà domenica 2 con questa festa pazza, diciamo è una festa dove appunto vi ritroverete per festeggiare sì l'Inter, ma per festeggiare questa forma e questo avvenimento che non nasce a caso. No, non nasce a caso, perché c'è stato un grosso lavoro di dietro, ci siamo impegnati. Oggi presenteremo anche un piccolo video montato da presidente di Sant'Angelo, che ci sa fare, diciamo, con queste cose. Niente, durante l'anno facciamo molte attività, questa è un boom, diciamo, perché comunque non è facile portare Corso. Molti non si iscrivono ai club perché dicono, parlo anche di Juve, Milan, perché dicono: ah, ma tanto qua non viene mai nessuno, non viene. Purtroppo è così, siamo a 1500 km di distanza, però alla fine la passione è il nostro hobby, e quindi ci siamo riusciti. Abbiamo allacciato dei rapporti con Milano, diciamo preferenziali, perché loro ci vedono di buon occhio a noi, e quindi quando possiamo chiediamo, e loro quando possono ce li vengono a portare. Ad esempio c'è Sergio Spairani, che è il coordinatore nazionale degli Interclub, e lui è stato dirigente dell'Inter già dai tempi di papà Angelo Moratti e Eleni Herrera. E lui l'altra volta, non è la terza volta che viene, la prima volta per il tour della Champions, poi la seconda volta è venuto a passarsi un giorno di relax dopo Palermo-Inter 2 mesi fa. E lui ci dice sempre che è contento di venire qui, perché come mangia, come sta bene, l'aria che si respira, come il mare,
l'ospitalità che ha trovato qui non la trova da nessun'altra parte, e lui è uno che ha girato il mondo, e quindi secondo me dovremmo sfruttarla questa cosa un po' meglio di come si è fatto negli ultimi anni. Ecco, il primo ospite illustre di questa giornata è Luca Valdesi. Luca ha sposato una gioiosana, per cui oggi vive a Gioiosa e sicuramente si è innamorato, oltre che di questa gioiosana, anche di questa terra. Luca è stato per 7 volte campione mondiale di karate e più 22 volte campione europeo. Sì. Campione europeo, se voglio dire una nota proprio pregevole, il tuo curriculum è più che vasto. Luca, come ti senti oggi a partecipare a questa giornata? Beh, sicuramente c'è tanta attesa per questo evento e anche un po' di emozione. C'è mio figlio che è un tifoso sfegatato dell'Inter, quindi per lui è un'occasione eccezionale, sarà qui fra il pubblico. Tutta la famiglia di mia moglie in realtà sono molto legati all'Inter. Per me è un grande piacere essere qui oggi. Devo ringraziare Ciccio Marino che mi ha permesso di essere appunto presente a questo evento, e vedremo lo svolgersi dell'evento appunto. Ma lo svolgersi l'evento si preannuncia sicuramente, ecco, di buon grado, e sono sicura, e Luca, che queste manifestazioni non fanno altro che portare dei momenti importanti che poi rimangono negli annali. Ora Luca, una domanda corre l'obbligo fartela: è vero, la famiglia di tua moglie, e noi la conosciamo bene, e nella famiglia di tua moglie ci sono tantissimi interisti e molto pochi sono quelli che fanno parte di altre squadre, tu per chi tifi? Beh, diciamo che ormai simpatizzo anche per l'Inter, visto che tutta la mia famiglia, ma soprattutto i miei figli, sono diventati interisti, quindi lasciamo un po' di dubbio, ecco. Per cui non diciamo la tua squadra del cuore, qual è? Beh, sicuramente il Palermo, tifo per il Palermo, essendo nato lì, e spero che possa risalire al più presto dalla Serie B, da questa catastrofe che è capitata quest'anno, ecco. È vero. Oggi Gioiosa si pregia di avere una personalità importante, una personalità che nel calcio è stato un personaggio di alto rilievo. Siamo qui con Mario Corso, Mariolino, il piede sinistro di Mariolino una volta. Comunque questa è comunque una forma dolce che gli avevano affibbiato ai tempi in cui lei giocava, che è rimasta tale e quale. Il piede sinistro di Dio, così qui a Gioiosa lei è conosciuto, no, a Gioiosa non solo, ma dico, questo è stata l'etichetta che le hanno messo. Allora le posso dare del tu, ecco. Allora Mario, la prima volta che vieni in Sicilia, in questa bellissima e suggestiva, in questo suggestivo paese, ecco. No, in Sicilia no, ma qui è la prima volta. Ho intravisto qualcosa, ho 4 giorni di tempo per vedere bene, però i presupposti sono ottimi. Ho visto un mare stupendo, il paese molto carino, molto bello, e credo, spero, anzi sicuramente mi troverò bene. Sì, so che hai avuto un'accoglienza particolare, come noi gioiosani siamo soliti fare, e speriamo di averti conquistato, ecco, con le nostre prelibatezze, con le nostre dolcezze, con il nostro buon costume gioiosano. Ma quello è il giudizio che darò stasera, perché non ho ancora mangiato qui. Mangerò stasera e vediamo un po', però mi hanno detto che oltre che fare le cose buone siete anche esagerati, perché portate tanta di quella roba che uno può anche star male. Però a parte queste cose, direi che le persone che ho conosciuto, che ho frequentato oggi pomeriggio, sono squisite, e credo che tutto il paese sia altrettanto. Dunque credo che sarà una bella passeggiata, una bella avventura. Allora ritorniamo alla tua carriera calcistica. No, non può essere, ci sono dei ricordi che rimangono vivi. Sì, sempre una volta, però adesso è un po'... troppi anni sono passati. Troppi anni, ma sei stato comunque un centrocampista, se non erro, e anche un allenatore dell'Inter. Sì, ho allenato quando hanno mandato, diciamo, a riposo Castagnero, ho finito campionato, però non direi neanche che ho fatto l'allenatore, ho finito il campionato dell'Inter, però... non ho sicuramente allenato, la squadra era quella, non si poteva fare altro. Direi che ho allenato in altri posti, però l'Inter no.
hai lasciato il calcio o perlomeno l'Inter con l'ultima partita, credo che si disputasse l'incontro fra Juventus ed Inter. Sì, questo è vero, c'è stato il ritorno di Herrera e la prima cosa che ha chiesto è quello di mandarmi via. Io avrei voluto finire la carriera a Milano, però non ho avuto questa possibilità, però sono rimasto a Milano 16 anni a giocare titolare nell'Inter in uno stadio come San Siro, che qualsiasi persona, il giocatore, non può pretendere di più. Io ho avuto tutto dal calcio e lo devo tutto appunto all'Inter, perché mi ha dato questa possibilità di arrivare a certi livelli molto molto alti. Comunque il piede si muove sempre quando si assiste ad un incontro di calcio, una partita, no? No, non si muove più niente. No, il piede è un disastro. Meno male che andava bene nel momento giusto. Adesso siamo a riposo e così cerchiamo di vedere gli altri, e perché ci sono tanti giocatori molto bravi in giro. Un ricordo particolare al quale sei particolarmente legato, che fa riferimento appunto alla tua carriera calcistica? Ma io credo che il primo impatto che ho avuto venendo dal mio paese a Milano con Angelo Moratti è stato il più bello e più scioccante, perché trovarsi di fronte a una persona così era inimmaginabile. E poi ho avuto la stessa sensazione col figlio, però eravamo già amici, dunque non c'era stato questo impatto forte. Però direi che la famiglia Moratti è quella che mi ha dato più soddisfazione. Ritornando a quello che non si dice solo a Gioiosa, ma ovviamente lei appunto è così denominato, il piede sinistro di Dio, che è veramente suggestiva come frase, una frase coniata ad hoc. Chi lo ha fatto? È stato l'allenatore nazionale Israele. Siamo andati a fare una qualificazione delle mondiali, perdevamo 2-0, poi abbiamo vinto 4-2 con due punizioni mie, e a fine partita questo signore ha detto: va, abbiamo perso contro il piede sinistro di Dio, e poi è rimasto. Qualche rimpianto? No, rimpianto no, ho detto prima che dal calcio ho avuto tutto, ecco, forse un piccolo rimpianto di aver giocato poco in nazionale, però sinceramente più che altro per colpa mia. Come è cambiato il calcio da allora? Che cos'è il calcio oggi? Beh, è cambiato, perché prima non c'erano televisioni, c'era pochi sponsor, poca gente che seguiva direttamente, perché si vedeva ogni tanto per televisione. Noi abbiamo avuto successo perché abbiamo vinto, ma perché anche allora c'era solamente un po' di televisione in bianco e nero, e quasi tutti la vedevano perché avevano fame di vedere. Adesso nel calcio, due giornate della settimana, ci sono 100 partite, penso che anche un tifoso, per quanto sia tifoso, qualche volta avrà un po' a noia di queste cose. La sensazione che mi hai dato è proprio una sensazione di vicinanza, di cordialità, è molto bello, soprattutto quando non ci si conosce, quando è la prima volta. Ecco, ti ringrazio per averci concesso questa intervista. No, io ringrazio te e sono soddisfatto, perché una frase così è bellissima e mi fa piacere averla detta. Salvatore Coletta è colui che con lo sport si è sposato, proprio si è sposato nel vero senso della parola, ha dato un contributo allo sport incredibile a Gioiosa, e fra virgolette dalle sue mani sono usciti dei campioni importanti, quali ad esempio Annarita Sidoti. No, io sicuramente sono un po' a fine carriera, perché 45 anni trascorsi sui campi sportivi sono tanti e pesano, diciamo che quello che abbiamo fatto è tanto. L'unica cosa che solleciterei è maggiore attenzione verso la pratica sportiva in generale, e non anche nella gestione degli impianti che abbiamo, nell'attenzione, perché lo sport è importante per la crescita dei giovani, e non come fatto estemporaneo di una manifestazione o un'altra manifestazione, cioè maggiore attenzione quotidiana perché i valori dello sport sono estremamente importanti per la crescita dei nostri ragazzi. Come ti sei sentito quel giorno quando Annarita Sidoti è salita sul podio della vittoria?
Mi sono sentito veramente straordinariamente emozionato, perché quando ho cominciato a fare atletica onestamente mai avrei pensato che una mia atleta avrebbe raggiunto quel tipo di risultato, 3 campionati europei, un campionato mondiale. Era una cosa che andava oltre le più rose mie previsioni o aspettative. E vi chiedo di sollecitare maggiore attenzione continua per gli impianti, per la gestione, per la cura quotidiana dello sport. Anna Rita Sidoti è un nome prestigioso nello sport, lei veramente ha dato allo sport e nello sport ha dato un significativo valore. Anna Rita, riaffiorano i ricordi oggi che sicuramente non hai smesso di allenarti, di fare sport, però riaffiorano i ricordi più belli, quelli di un grande traguardo. Sei stata vincitrice della medaglia d'oro, ne vogliamo parlare? Ma sicuramente i ricordi non possono sbiadire, è naturale che dopo un'attività intensa come quella che ho fatto io, durata tantissimi anni, i ricordi rimangono e sono sempre belli. Ogni tanto è chiaro che rivedo le gare che ho fatto e sono sempre dei ricordi molto belli. Ricordi passati, perché comunque nella vita si cambia, si fanno altre cose, quindi ricordi meravigliosi ma che appartengono al passato. Che cosa hai provato quando hai vinto, proprio quando sei salita sul podio? Ma penso che sia una cosa meravigliosa riuscire a già rappresentare l'Italia in una gara importante come mondiale, europeo, olimpiadi. Poi il fatto di vincere credo che non si possa neanche descrivere l'emozione che si prova a vincere, a salire sul podio e sentire l'inno, che l'inno di Mameli che suona per te. È un'emozione indescrivibile ed è una cosa bellissima che ho avuto l'onore e la fortuna di poter avere, insomma. Vogliamo ricordare l'anno e il luogo di questa vittoria? Sì, i mondiali nel 1997 ad Atene, i campionati europei nel 90 e nel 98 a Budapest e nel 90 a Spalato. Una carriera veramente molto, molto rapida la tua, hai avuto successi, diciamo su successi, e poi hai concluso questa carriera con la tua attuale famiglia. Oggi sei mamma, per cui era, diciamo, d'obbligo che tu smettessi con lo sport, seppur a malincuore, presumo. Ma non, diciamo che nello sport ho dato tutto quello che potevo dare, cioè mi sono allenata per circa 20 anni, per cui nel momento in cui ho deciso di creare la mia famiglia con mio marito, insomma Pietro Strino, che anche lui in tutti gli anni della mia carriera è stato con me, mi ha seguita, quando insomma abbiamo deciso di sposarci è arrivato Federico, è seguito poi da Edoardo e poi da Alberto. È chiaro che non c'era più né il tempo né la voglia di potermi dedicare ancora a praticare sport ad alto livello. Beh, comunque quando si sceglie e si sceglie per portare avanti la famiglia, che ben venga anche questa bellissima tua posizione di mamma e di moglie. Ma certo, sicuramente, anche perché per lo sport penso che dopo tanti anni di attività non avevo più niente da dare, perché comunque cioè, la fatica si faceva sentire, e poi penso che quando uno fa sport ad alti livelli, nel momento in cui smette e basta, non ho mai neanche pensato di tornare dopo aver avuto i bambini, anche perché credo che la famiglia sia troppo importante per poter lasciare dare spazio allo sport, che comunque ti impegna tantissimo quando lo fai ad alto livello. In mezzo al campo c'è un nuovo campione, un tiro che parte da questa